Ciao ragazzi, eccoci finalmente ad una nuova puntata. Purtroppo non riesco a portarvi i video con molta continuità a causa del lavoro, ma prometto che faccio il possibile. Ora basta perdere tempo, oggi verrete con me alla scoperta del ponte più famoso di Sydney, l'Harbour Bridge. Il ponte fu costruito nella prima metà del Novecento. Ha una campata di 503 metri e il punto culminante dell'arco si innalza di 134 metri sul livello dell'acqua. Il ponte è anche accessibile ai pedoni. Io vi consiglio di arrivare in treno fino alla fermata di Milsons Point, in modo tale che dopo aver percorso il ponte sarete pronti per proseguire la visita all'Opera House o agli altri punti di interesse della città. Sempre gratuitamente è possibile salire su uno dei piloni e ammirare un panorama davvero mozzafiato. Per i più temerari, invece, ci sono delle visite guidate sulla sommità dell'arco. Passiamo ora alle 5 curiosità sull'Harbour Bridge. Il ponte può sollevarsi o abbassarsi di circa 20 cm per contrazione ed espansione dell'acciaio di cui è fatto. Il costo finale della costruzione è stato doppio rispetto a quello stimato inizialmente. Nonostante sia stato inaugurato nel 1932, il ponte è stato completamente pagato solo nel 1988. Per ogni mano di vernice sono necessari 80.000 litri di pittura grigia. Questo colore è stato scelto perché è l'unico disponibile in così grande quantità. Il ponte ospita 8 corsie stradali che consentono il transito di 15.000 veicoli nelle ore di punta. Ci sono inoltre due linee ferroviarie, una pista pedonale e una pista ciclabile. Grazie per aver guardato il video, vi ricordo che potete sostenermi mettendo un pollice in su e condividendo il video e in più potete seguirmi su tutti i social, trovate i link in descrizione. Ciao!